Vai vicino a me, ti stai fuori tu. Che sei troppo grande, ma non grande. Non si chiude neanche la camicia. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Nuovo video. Yeah! Sì, ma per i colpi, cioè tu sei. È mezzanotte, è mezzanotte e mezza. Le ragazze da casa hanno fatto tutto quanto. Yeah! E tu non l'hai fatto, con questa cosa? Ci sono tante ragazze che dà fastidio a non lo so. Non è vero. Molte dicono schifo, che schifo sta dietro. Ma non è vero, un sacco di ragazze dicono che invece. Insomma, è divertente anche loro adesso dalla mattina alla sera. Yeah, la mamma dice ho fatto spaghetti al pomodoro. Yeah, mamma. Yeah, mamma. Nuovo video shopping Tanier. Bellissimo ragazzi, sono andata e ho comprato tante cose da nascosto e non c'è quindi ora scoprirò insieme a voi cosa ho comprato. Esatto, ragazzi, esattamente. Sì, ho comprato tante cose di nascosto da Nenzio perché sono andata là, mi sono fatta venire un po' da fare, ho comprato un po' di tutto, poi l'ho chiamato, ho detto Nenzio, ho speso 50 euro da Tiger. Yeah, appunto io ho fatto e lei sa andare. Che hai comprato? Te lo farò scoprire live nel video assieme alle ragazze, quindi adesso lo scoprirà adesso assieme a voi. Da Tiger ho trovato tante cose per Pasqua, tema pasquale insomma, quindi sono troppo felice. Ma allora questo bel sacchetto, guardate come è grande. Wow. Tutto, questo è pasquale perché ci sono tutte le. Guarda le uova, sto facendo di almuno queste cose. È bellissimo. Panda! Questa. Sì, c'è il panda, troppo carino. Questo fiore lungo, questo lo so cosa serve, sì, questo fiore. È un fiore shabu-shik che lo devo. Devo mettere nella damigiana quella che mi ha fatto mamma, ricordate che c'ho nel soggiorno quella dipinta, devo mettere il fiore là dentro. Quindi è bellissimo, è stato in città, non c'è niente. Questo è un calendario che mi hanno regalato. Che è, pare. Mi hanno regalato, hanno detto che è un omaggio che davano a tutti quanti. È un calendario carino però Nancy. È bellissimo. Guarda che ho comprato. Le vecchiette di Playboy. Mettitele dai, sono troppo carine. Ma com'è carina Nancy Playboy. Sembrano fatte appassamente queste orecchie. Sei troppo carina. Ti piace questo regalo che ti ho fatto? Un giorno li userò. Brava. Ho comprato questi qua, Nancy, sono stampi. Tipo che servono per fare sono giganteschi i maffini, i torcetti a fiore. Sono troppo belli. C'è praticamente le torcette. È tutto il fiore attorno. Li vuoi i maffini? Ti piacciono? Sì. Poi questo qua che cos'è? È un foglio che ci sono scritte tutte le cose. È arrivata la primavera, tutte le cose, le ho tipo un catalogo, non so che cos'è. Comunque poi ho comprato questo qua, questo è super shabby chic, guardate, è troppo bello. È un suppellettile, come si chiama? Non è sì, è una cosa che non serve a niente per bellezza. Ma come non serve a niente? Sì. Guarda com'è carino, è però il tema pasquale perché è una paperella. È praticamente così di cerata. Uccellino, vuole paperella. Un uccellino, mi signoro. E dentro si mettono tipo gli ovetti di cioccolata che ho anche i gioielli. Io infatti metterò tipo gli anellini, gli orecchini, è troppo carino, lo devo mettere sul mio comodino, ti piace? Sì, sì. Non te lo posso regalare perché è shabby chic. Va bene, non fa niente. Guarda che ti ho comprato. Ma finalmente va con. Che è questo? Sì, questo ti ho regalato a te, guarda com'è bella. Te ti comprate la banana. Se ti comprate la banana. Questo serve a te, non a me. Sì, questa l'ho regalata a chi? Allora, senti, questa è una banana. Che praticamente ci è tipo una. Che cos'è? Un portapastelli? No, un portabanana. No, io penso sia un portapastelli. Che portabanana? E com'è un portabanana? Sì, perché così non si schiaccia la banana. Veramente, si mette la banana qua dentro. Non è bruciata. Pencil case. Si mettono le penne, un portabanana. Però ci sono Tiger. C'è anche un portabanana proprio di plastica. Sarà per leggere la banana. No, questo c'è la banana morbido, no? Non c'entra, guarda, non la ci va la banana, mannaggia. Vabbè, allora mettici le penne, sono scende quando vado a scuola. Comunque è carina, eh? Ti comprate la banana. Te che sei una scimmietta la banana. Ho comprato queste qua, guarda come sono. Magari queste sono cose, mamma mia, che ce le ha comprato? Le dita, che le dita? Sì, sono le dita per te, ho fatto il regalo che è il carnevale. No, sono le dita di te, guarda come sono carine. Io già ce l'ho due dita. Ma queste sono più belle, queste fai così, va. Yeah! Non lo so, guardate che scena dalla Prato. Perché non c'ero io che l'ho fermata, ho comprato tutte le cavolate. Queste qua sai come si chiamavano? Dita di Nenzi. Ditone. Poi ha una cosa per larga. Utile l'ho comprata, molto carina. È tipo un porta, quello che volete, un porta dolcetti, un porta piantine. A me piacciono molto queste cose, sono super shabby. Potete mettere sia nella cucina, nel soggiorno, ma anche in camera da letto. Sono troppo adorabili.
viene questo qua di base e questo sopra troppo troppo carino, che è di vetro, e anche questo qua è motivo paperella pasquale, è troppo troppo carino. Io non lo so dove lo metterò, tu mi consigli, Nancy? Nella stanza da letto mi nella piace, stanza da letto, dai. Dentro metterò qualcosa di un motivo floreale o una piantina, vedi come sta nella cura. Oppure qua una candela potresti una mettere. Candela buona, candela Nancy, mostro, vi farò vedere tutto nel room tour. Room tour, ciao, guarda qua, questo è per te, guarda come stai, tutti i cuori, tutti i cuori. La ragazza non mi era avanzata sta carta di San Valentino. Ma che devo fare la tazza? Ma non va bene, una tazza è solo piscina. Vuota però, perché c'era una cosa dentro. Cioccolato, ho detto, guarda sì, quanto è bella, bella però. Sì, è tutto un motivo, semplice. Super shabby, molto elegante. Comunque ne ho prese due di tazze. Veramente ce n'è solo una. Ma ne ho prese due. Cavolo, dov'è la bolletta? Questa la faccio la gelata. Non c'è niente da ridere, niente. Perché ridi? Ho comprato questa bella Tiffany che a te ti piace. È la scatola che tipo la, quella là che costa tanti soldi, la Tangle teaser. Teaser che vi ho fatto vedere io in tanti video della cura per i capelli. E vi faccio vedere quella spazzola che serve appunto per pettinare i capelli, che scioglie tutti i nodi quando sono bagnati. Ho pensato che questa qua costava pochissimo rispetto a quella che costa tanto. Ho detto, mo la compro. Poi è molto carina anche il colore, sapevo che piaceva. Poi è bella grande, è bella grande. Poi c'è anche l'impugnatura. Cosa è buona, bella. I capelli lunghi. Ho detto, questa ce la portiamo in palestra e la testiamo un po'. Se è buona per pettinare i capelli da bagnati, vi farò sapere. Abbiamo fatto un affare, se è buona perché costa pochissimo. Poi c'è scritto spazzola super distigrante, una piantina finta, troppo troppo carina, tutte piantine come perché praticamente è un motivo shabby chic, si devono mettere molti fiori per tutta la casa, quindi adesso faccio operazione floreale. Oddio. Devo riempirmi la casa di fiori belli e finti. Di capomma di dentale, molto bello. E poi anche questo era bello, tipo un borraccione, però non ho capito, ma che si mette dentro una borracciona tanto grande con il rubinetto? La tua bibita preferita, la tua bibita preferita, vai durante il giorno, però ho detto, ma dove me lo metto sto uomo? 3,5 litri di vino, la cucina piccola che tengo, ho detto, ho preso questi qua, i nostri snack che ci piacciono tanto, assesa, i crackers, no, li ho presi stavolta la cipolla, no, sono nuovi, sì, buoni, dill mi pare che aneto, l'aneto e la cipolla, è molto molto buono, e questo va bene anche con un po' di salsa tipo tzatziki, salsa greca allo yogurt, sono molto molto buoni, e questi qua sono una delle poche cose da Tiger che non contiene olio di palma, infatti, e queste varie, tutti gli snack poi sono, sì, con l'olio di palma, e poi sono molto buoni, super croccanti, è vero? Poi ho preso questo, guarda, Nancy, ti piace? Per mettere le piantine? Sì, per metterci tutte, tutte le piantine dentro, oppure non lo so che cosa si può mettere, tu che dici che si può oppure mettere? I pulcini che fanno le uova. Non lo so, ragazzi, consigliatemi, è molto carino, però adesso che ci penso non so cosa. No, ma pure uno svuotatasche per metterlo sopra, però è troppo grande. Non penso, poi cade la roba da qua. Oppure le tazze. No, va bene, poi c'è poi si saprà. Deciderò come si vedrà, successivamente. E poi per finire, chiudi gli occhi, apriti. Un naso, già ce n'ho uno, non ne voglio un altro. Questo è bellissimo. E che cos'è? È un temperamento di naso. Che è stato maletto? Ma c'è sempre la matite dentro. Io pensavo che era un naso che si poteva mettere. Cioè, non lo so, io non c'ero io, guardate che ho comprato, nasi, dita, cioè non lo so, piantine mosce. Che bello, quante cose, ho preso solo 40 euro. Anche di stronzate, perché questo stronzate, guarda com'è bello, non capisci niente. Quindi questo è tutto, ragazze, con Nancy, tavolina, coniglietta, perché devo togliere? Fa male la capa, ragazze, fa male la capa. Prova tu, guarda com'è stretto. Ma è troppo carino sto coso. Guarda. Guarda. Quindi ragazze, noi vi mandiamo un bacio grande. Un bacio grande. Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto. Approfittiamo per augurarvi buona Pasqua. E vi mandiamo tanti baci. Se vi è piaciuto questo video, metteteci un bel pollice in su. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Io non sono metrica, io non ho detto che non te, che la sembrava te. Non ci credo, ma c'è qualcuno che sono assi.
Ma che domande? Che pressione pure da me.